Allora, buongiorno a tutti. Come promesso, continuo queste classifiche legate ai film e al cinema mondiale, legato soprattutto agli incassi del box office. E oggi ci concentreremo su quali sono stati i film che hanno avuto come protagonisti degli animali che hanno avuto il maggior incasso nella storia del cinema. Allora, visto che una classifica unitaria era molto difficile farla, ho separato le classifiche in base agli animali come protagonisti. Quindi ci sarà una classifica dei film che hanno protagonisti cani, che hanno avuto più incassi nella storia del cinema, quelli che hanno avuto come protagonisti cavalli e quelli che hanno come protagonisti i topi. È un animale un po' particolare, però ne hanno fatto diversi film anche su questi ultimi, quindi mi sembrava corretto inserirli nella classifica. Forse lo ripeterò, ma lo dico anche adesso. Purtroppo, invece, è stato molto difficile reperire i film legati agli incassi che avevano avuto come protagonisti i gatti. Quindi non è per mancanza o perché non mi piacciono i gatti, anzi tutt'altro, come quasi tutti gli altri animali, ma ho avuto molta difficoltà a trovare dati reali e veritieri su il box office ufficiali dei film che hanno avuto come protagonisti proprio i gatti. Sicuramente ce ne sono tanti, tantissimi anzi, di film che hanno avuto come protagonista principale un gatto, come ad esempio Garfield o gli Aristogatti, per citare i più famosi, però non ci sono dati attendibili, ecco, su questi ultimi. Quindi ci concentreremo su questi altri tre animali: cani, cavalli e topi. Quindi, dopo queste premesse, incominciamo e con i cani. Quali sono stati i film con protagonisti cani che hanno avuto il maggior incasso della storia del cinema? Allora, al primo posto c'è Scooby-Doo, il film di Scooby-Doo che ha avuto come incasso circa 150 milioni di dollari, quindi una cifra molto molto importante, 153 milioni di dollari per la precisione. Al secondo posto invece c'è un film con Owen Wilson, molto molto bello, che è Io e Marley. Io e Marley, che è al secondo posto in questa speciale classifica, con un incasso di circa 140 milioni di dollari, 143 milioni di dollari per la precisione, quindi circa 10 milioni di dollari in meno rispetto al primo, ovvero Scooby-Doo. Al terzo posto in questa speciale classifica c'è un altro film molto molto interessante, ovvero La carica dei 101, versione però del 96. La carica dei 101, questa volta la magia è vera. E non nel cartone, ovviamente ci tengo a precisarlo, stiamo proprio parlando di film, in questo caso con cani. Carica dei 101 della versione del 96 al terzo posto in questa speciale classifica con circa 136 milioni di dollari di incasso al box office. Al quarto posto c'è Beverly Hills Chihuahua, film un po' particolare, comunque al quarto posto in questa speciale classifica con circa 94 milioni di dollari di incasso al box office, quindi solo i primi tre in assoluto hanno guadagnato più di 100 milioni di dollari come incasso nella storia del cinema. Al quinto posto c'è Come cani e gatti, con circa 93 milioni di dollari e mezzo, quindi molto vicino al quarto posto. Al sesto posto c'è il secondo film di Scooby-Doo, Scooby-Doo Mostri Scatenati, con circa 84 milioni di dollari di incasso. Al settimo posto c'è Otto amici da salvare con circa 81 milioni di dollari come incasso al box office, quindi anche questo è molto vicino al sesto. All'ottavo posto c'è Snow Dogs, 8 cani sotto zero, con circa 81 milioni di dollari di incasso anch'esso, ma 81,1, il settimo era 81,7 per la precisione, milioni di dollari sempre. Al nono posto c'è Hotel Bau, come film, al nono posto con 73 milioni di dollari di incasso, e al decimo posto c'è Turner e Casinaro, un film molto interessante con Tom Hanks, tra l'altro, come protagonista, che ha guadagnato circa 71 milioni di dollari. Piccola curiosità, visto che in Italia lo danno praticamente almeno una volta al mese, quasi, sui vari canali. Il film di Beethoven, sul cane Beethoven, è solo al 13° posto nella classifica degli incassi della storia del cinema. Quindi, questa era la classifica, in base, ai film con protagonisti i cani. Ora invece ci dedichiamo ai film con protagonisti i cavalli e i topi, che ovviamente sono molti molto meno rispetto ai cani, e quindi faccio semplicemente la top 3 dei film dedicati a cavalli e dedicati ai topi.
Allora, per quanto concerne il primo animale, ovvero i cavalli, al primo posto nella classifica di ogni tempo di film con protagonisti un cavallo c'è un mito senza tempo, il film Sea Biscuit, un mito senza tempo, film che ha guadagnato circa 120 milioni di dollari di incasso al box office, quindi veramente impressionante come cifre. Al secondo posto c'è War Horse, un film molto recente, che ha guadagnato circa 79 milioni di dollari, quindi anche qui c'è uno stacco impressionante, solo il primo film ha guadagnato più di 100 milioni di dollari. E al terzo posto c'è un film leggendario sui cavalli, un film meraviglioso con Robert Redford e Scarlett Johansson, ovvero L'uomo che sussurrava i cavalli, che ha guadagnato circa 75 milioni di dollari al box office come incasso, 75,3 milioni di dollari per la precisione. Per quanto concerne invece la top 3 dei film dedicati con protagonisti di topi, ci sono film molto più allegri, quasi cartoni, ovvero al primo posto c'è Ratatouille, che è proprio un cartone animato, con il protagonista un topo cuoco. Ratatouille, primo posto quindi, che ha guadagnato circa 206 milioni di dollari al box office, quindi una cifra straordinaria. E al secondo e al terzo posto c'è una saga di film con protagonista Hugh Laurie, come avrete immaginato, si tratta di Stuart Little. Stuart Little 1 è al secondo posto nella classifica dedicata a questo animale, ovvero il topo, topino. Stuart Little 1 è al secondo posto con circa 140 milioni di dollari di incasso e al terzo posto c'è Stuart Little 2 con circa 64 milioni di dollari, quindi notevolmente meno rispetto al primo film di Stuart Little, che come sempre, essendo una novità, di solito ha sempre maggiore incasso, comunque maggiore interesse come film. E al terzo posto, quindi con 64 milioni di dollari, quindi praticamente la metà rispetto al primo. Quindi ritorno sul discorso sui film legati ai gatti, purtroppo non c'è una classifica ufficiale ed attendibile, quindi non l'ho inserita proprio per questo motivo. Quindi ci rivedremo poi con i prossimi video. Un saluto a tutti.